Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui questa mattina. Come sapete parliamo di Private Debt è un po' tutti i suoi aspetti, insomma, quindi non parliamo solo di mini bond, parliamo insomma di un po' di un approccio un po' allargato, e parliamo con tre relatori che hanno insomma, tre estrazioni diverse, e quindi tre punti di vista diversi. Allora, abbiamo Pier Felice Gurtas, che è il Managing Director Fondo della Capital Private Debt, di della Capital Terza Istanza. Buongiorno, che appunto è qua perché il fondo è nuovo, quindi ci racconterà un po' di dettagli. Poi abbiamo Roberto Travaglino, che è partner del Fondo Italiano di Investimento SGR, che è un investitore, insomma, come sapete, di fondi, quindi è tramite il suo fondo di fondi. E poi abbiamo Umberto Zanuso, che è partner di Fineurope Soliticca, che è un advisor e, come sapete, lavora con i fondi private equity e anche con i fondi private equity, facilitando le operazioni. Allora, io inizierei con Felice. Ecco, se c'è la presentazione, vi lascio se ho bisogno, sinistra e destra, insomma, andiamo avanti qua. Appunto, dice, avete appena lanciato insomma, la raccolta del vostro primo fondo. Ecco, quindi perché siete entrati nel settore, diciamo, adesso? La normativa è già consolidata da un po', quindi come vi differenziate dai fondi, dai primi fondi che sono poi partiti. Grazie Stefano. Allora, per rispondere alla domanda, innanzitutto buongiorno a tutti. La premessa è che la piattaforma di Idea Capital è una piattaforma appunto multi-asset sulle alternative funds, che ha una storia di una decina di anni, siamo partiti nel 2007, con attività prevalente di fondo di fondi. Nel corso del tempo la piattaforma si è allargata come tipo di strategia e a partire dalla fine degli anni 2000 si è cominciato a fare anche dei fondi e delle strategie di investimento diretti sull'equity. Qua riportate diciamo, una slide probabilmente piccola, non so se riuscite a leggerla. Comunque sulla parte destra si vedono i fondi che sono stati lanciati nel corso del tempo e quello che si vede diciamo, sulla parte più bassa può anche rispondere alla domanda di Stefania, è che diciamo, dal 2011 si è cominciati prima ad affrontare a sviluppare dei programmi di equity diretti, prima con un fondo dedicato all'efficienza energetica di 100 milioni, poi con il fondo Taste of Italy, che è nel settore agroalimentare che ha finito la sua raccolta nel 2016. Diciamo, questo ovviamente ha impegnato la piattaforma in quegli anni 2014-2015, quando i primi fondi, i fondi cosiddetti diciamo, mini bond da parte di Musurici, che è stato probabilmente il primo a partire nel 2014, hanno incominciato invece ad affrontare anche il mercato del private debt diretto. Noi, diciamo, come piattaforma abbiamo in quel periodo lì appunto avuto un focus sull'equity, sul Taste of Italy e poi soprattutto sul discorso del debito. All'epoca si era pensato che forse poteva essere più diciamo, adatto ai tempi sviluppare un fondo, quello che poi è stato in effetti chiuso nel 2016, che si chiama CCR, che invece è focalizzato più sulla gestione attiva di cosiddetti, diciamo, quelli che sono chiamati da Likely to Pay. Con il primo fondo che è considerato del cosiddetto debt in possession, per cui diciamo, vengono presi, il primo fondo è stato chiuso nel 2016, dei portafogli di crediti, normalmente crediti a medio-lungo termine di banche, legati diciamo, alle operazioni di buyout, che normalmente hanno avuto qualche problematica, ma anche quelle dell'operazione corporate, e questo tipo di fondo consente di immettere nuova finanza per favorire questi processi di ristrutturazione e se ci sono le condizioni di convertire il credito in equity e andare in maggioranza sulle singole posizioni, poi rilanciare anche dal punto di vista industriale. Per cui ecco, dal punto di vista del credito e per entrare nel mondo più generale del private debt, il primo passo che ho dovuto fare diciamo, come piattaforma di Idea Capital era entrare
diciamo, sul distressed debt o nelle sue varie declinazioni, lasciando un attimo la parte, diciamo, più performing, considerato che appunto la normativa era sufficientemente nuova. Se vogliamo un po' capire le possibilità di sviluppo, queste condizioni a questo punto sono, in qualche modo, secondo noi, si sono create verso la fine del 2016, quando da una parte abbiamo consolidato ulteriormente la piattaforma di CCR, perché ha fatto un secondo fondo dopo neanche 18 mesi dal primo, che ha portato le masse in gestione su quella era lì a circa 600 milioni. Per cui la logica adesso che abbiamo nello sviluppare questo prodotto più performing è quello di incrementare quest'area con un fondo invece che può lavorare più sulle situazioni performing, con un obiettivo di raccolta di circa 150 milioni, per creare, secondo me un po' unico a livello italiano, una piattaforma sulla parte credito che possa arrivare diciamo, nel giro di 2 o 3 anni, circa 1 miliardo in gestione. Per cui la piattaforma andando avanti dovrà a questo punto avere 3 anime, la parte di fondo di fondi, che adesso ha circa 1 miliardo in gestione, una parte relativa ai fondi di equity diretti, nelle sue declinazioni, diciamo, settoriali, come probabilmente Testo Vitali che andrà in raccolta nei prossimi 18-24 mesi sicuramente, e l'altra la parte relativa al credito. L'elemento comune che ovviamente c'è sia per la parte dell'equity che del debito, e qua vengo anche la domanda sulla, a provare a rispondere alla domanda sul come ci caratterizziamo rispetto ad altre iniziative, ovviamente insiste sempre sullo stesso sottostante, cioè le solite piccole e medie aziende italiane, per cui aziende tendenzialmente di fatturati 20, 100, 150 milioni, che approcciamo o lato equity o lato debito, sia diciamo, in situazione di rilancio, come nella parte corporate credit recovery, sia nella situazione performing. Per cui l'elemento che ci può, secondo noi, aiutare sia in una logica di sourcing che poi dopo di due diligence delle operazioni è quello di avere, diciamo, non solo un piccolo team indipendente di 4-5 persone che vanno alla ricerca delle opportunità, ma poter far leva su una piattaforma che ha più di 30 professional, una ventina abbondante sulla parte diciamo, dei fondi diretti, e questo ovviamente vuol dire poter leveraggiare su tutta una serie di rapporti che ciascuno di noi dal punto di vista professionale ha, e soprattutto diciamo, conoscere tante realtà aziendali che, ad esempio, banalmente, sul testo Fitali, che ha una strategia come anche efficienza energetica, il fondo che partono anche prima del 2011, che insiste su un settore delimitato, ma con aziende che appunto hanno delle caratteristiche che potrebbero essere dal punto di vista dimensionale molto simili al nostro, ci possono essere delle situazioni in cui, ad esempio, il fondo cerca la maggioranza nel target, si rende conto che questa maggioranza, come sapete, lato equity, non è facilmente disponibile perché non ci si vede d'accordo sulle valutazioni, sui meccanismi di governance con l'imprenditore, mentre invece ci può essere un'esigenza, diciamo, di fornire della finanza di sviluppo per l'azienda, e in questo caso ovviamente c'è una facile possibilità di fare riferimento al nostro fondo, come dicevo, il caso opposto. Per cui, ecco, queste possono essere tutta una serie di situazioni dove questo fa parte di una piattaforma con più prodotti, può essere sicuramente di aiuto e facilitare, diciamo, l'attività di deployment del fondo. Grazie. Grazie per te. Allora, prima di passare a Travaglino, una cosa che non vi avevo detto, se ovviamente poi le presentazioni le possiamo mettere poi a disposizione, e sempre poi sul posto dove pubblicherò anche il video di oggi, metterò un link per scaricarvi diciamo, la tabella aggiornata delle operazioni di breve rendita che sono state fatte dall'inizio dell'anno. Su questo ho scritto una cosa proprio sabato sul giornale, su Milano Finanza, in cui abbiamo rifatto un po' il punto e siamo arrivati, almeno con le operazioni pubblicate,
pubbliche a circa 1,650 miliardi di emissioni private debt, che comprendono evidentemente sia quelle più piccole, sono messe proprio dalle piccole imprese, sia anche quelle un po' più grandi, quindi quelle più grandi, quindi sopra i 100 milioni sono ovviamente sono poche, e sono quelle fatte da Forte Dregoni, le Breeding System e la Insetto, perciò andiamo tra 75. Poi c'è un'emissione da 65 milioni di Business Integration Partners, che seguito del buyout di Apax France. E poi invece appunto, il resto sono 209 milioni, sono tutte emissioni al di sotto, no, fino ai 50 milioni. Sui 50 milioni ce ne sono due o tre, che anche qui vi vedrete, sono quella di Qui Group, quella di Fabbrica Italiana Sintetici e basta. Le altre sono comunque più piccole, c'è un 26 milioni di Italian Entertainment Network e un altro 10 sempre di Italian Entertainment Network, e poi sotto, quindi comunque ve le potete poi vedere. Allora passerei allora, a Travaglino, dicevamo quindi Fondo Italiano di Investimenti, come sapete ha fondo di fondo dedicato al private debt, ha investito parecchio. Poi rispondo io, dalla mia stasera. Investito parecchio sulla nascita di nuovi team, no? Di investimento, quindi magari ci fa un po' il punto sul portafoglio, quindi quanti sono, quanto avete investito, quanto ancora avete, e poi se c'è una prospettiva qualcos'altro. Se bisogna della presentazione, mi fa tanto a posto. Allora, beh, innanzitutto Fondo Italiano, come lo sapete, va nato nel 2010 su iniziativa del MEF, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane nel periodo della crisi, no, che c'è in quegli anni. Ad oggi gestiamo più di 1 miliardo di euro in fondi di fondi, quindi che hanno con tre strategie diverse, circa 400 milioni in un fondo di fondi di private equity, che è stato lanciato nel 2010 e che attualmente è totalmente investito. Due fondi di fondi di venture capital per altri circa 300 milioni e un fondo di fondi di private debt che è stato lanciato nel 2014 sempre con la sponsorship di Cassa Depositi e Prestiti, quindi appunto in totale oltre 1 miliardo di asset in gestione nella parte fondo di fondi private equity, private debt e venture capital. Il fondo di fondi di private debt è nato appunto nel 2014 su iniziativa di Cassa che appunto voleva favorire lo sviluppo del mercato del private debt dopo. Grazie. Voleva favorire appunto lo sviluppo del mercato del private debt in Italia, che appunto a seguito delle modifiche normative appunto era stato aperto anche ad alternativi, cioè, diciamo all'entro non bancario. Quindi ci ha dato inizialmente 250 milioni per cercare appunto di sviluppare questo mercato in una maniera ripetitiva, ripetibile e efficiente, quindi cioè, sostanzialmente con uno strumento di mercato. Per questa ragione siamo andati anche all'esterno a cercare di raccogliere ulteriori capitali e siamo riusciti a raccogliere 40 milioni da altri azionisti della SGR e 110 milioni da investitori esterni, tre assicurazioni, due fondi pensione e una cassa previdenziale. Questo proprio per dimostrare che il nostro scopo era appunto creare un'iniziativa di mercato. Il focus di questi fondi è investire in piccole e medie imprese italiane. PMI per noi vuol dire società, appunto, come diceva Pierfelice prima, dai 10 fino ai 300 milioni di euro di fatturato, tendenzialmente come range. L'approccio che abbiamo usato nel mercato di private debt è stato un approccio un po', diciamo, contrario rispetto a quello che nei tempi veniva proposto, nel senso che per noi il private debt non era tanto da considerare uno strumento alternativo al canale bancario, ma quanto uno strumento complementare ad esso. Per cui vediamo che alla fine sostanzialmente quasi tutti i nostri fondi hanno fatto delle operazioni appunto di crescita, di sviluppo e non semplicemente di finanziamento del canale bancario. La focalizzazione quindi è essenzialmente su progetti di crescita e più che sviluppo. Ad oggi siamo investiti in una decina di fondi. Che sono questi, per un commitment complessivo di 325 milioni. A breve faremo un ulteriore commitment di 5 milioni in top-up in uno di questi fondi, per cui arriveremo sostanzialmente oltre l'80% del capitale impiegato. Qual è la caratteristica appunto comune di questi fondi? È che
forniscono strumenti flessibili alle piccole e medie imprese. Quindi sostanzialmente quasi tutti i regolamenti di questi fondi prevedono che questi possano investire sia in strumenti senior sia in strumenti più junior, quindi cercando appunto di fornire una soluzione flessibile alle esigenze della piccola e media impresa italiana. Alla soluzione della piccola e media impresa italiana. Il fondo quindi è sostanzialmente quasi tutto committed, abbiamo ulteriori due iniziative che stiamo analizzando, puntiamo di finire sostanzialmente tutto il deployment entro la fine dell'anno. E contiamo quindi di finire il deployment entro la fine dell'anno, quindi possiamo probabilmente fare un lancio di un nuovo fondo a partire dal 2019. Grazie. Allora, invece facciamo un passaggio all'advisor, quindi chi poi mette insieme insomma, le cose quando ci sono delle operazioni da fare. Dicevamo, ci sono perché poi alla fine c'è un po' l'accennato già, perché alla fine ci sono degli spazi per gli operatori private debt quando ci sono delle operazioni di private equity, quindi dove non arriva la banca. Buongiorno a tutti. Io ho una visuale un pochino più ristretta rispetto a quello che hanno presentato i colleghi, perché come Fineos Ethic, come banca d'affari, si occupa soprattutto nelle operazioni di M&A by side di montare l'operazione, quindi di fare tutto ciò che è possibile per un fondo private per comprare un'azienda in asta o fuori asta. Quindi direi che la nostra attività per il 90% vede delle operazioni con lo sponsor, solamente per una parte residuale vede le operazioni di ricerca del debito per società senza sponsor. Quindi io devo dire che fino a poco tempo fa, ogni volta che noi cercavamo del debito per comprare un'acquisizione, oggettivamente l'idea di andare da un fondo di private debt era residuale, un po' perché il costo era molto elevato, e due perché si aveva poco track record, non si sapeva bene la capacità poi di portare a termine un'operazione, era sempre un po' un punto di domanda. Poi recentemente con i prezzi che si alzano, soprattutto delle società da acquisire e la necessità di avere delle leve più importanti, oggettivamente anche complice, secondo me, una discesa forte degli spread, quindi del costo di queste forme alternative di finanziamento, la curva si è avvicinata tra il costo del debito, diciamo, dei fondi private debt e il prezzo offerto dalle banche, per cui diventa un'alternativa sicuramente molto più interessante. Quello che noi facciamo ultimamente nelle nostre, diciamo, attività di advisory è di fare sempre di più dei dual track, per cui di fatto ipotizziamo una struttura di finanziamento, diciamo, bancaria, no? Che sappiamo che può essere digerita dalle banche, e parallelamente chiediamo ai fondi di private debt fondamentalmente di fare un'offerta che possa battere l'offerta, diciamo, che propongono le banche. Ovviamente i fondi sanno di essere più costosi e sanno che se vogliono avere una chance di fare l'operazione devono proporre qualcosa di più, che fondamentalmente è la leva, ma anche la duration. Ovviamente tutti propongono delle operazioni bullet che possono essere molto vantaggiose per certi tipi di operazioni, ad esempio per operazioni nel retail, comunque dopo deve aprire tanti negozi, diciamo, dei cash flow molto risicati all'inizio del piano, sicuramente un fondo che ti permette di avere tutto il pagamento alla fine può essere interessante. E ovviamente noi riceviamo le offerte degli uni e degli altri e a quel punto valutiamo se il vantaggio della leva, il vantaggio della struttura ci può portare in quella direzione rispetto a un'operazione bancaria. Ad oggi, secondo me, noi come tipo di deal facciamo ancora 60% banche, 70% banche e 30% fondi. Però ultimamente, tu hai citato l'operazione BIP con Apax che abbiamo fatto noi, e lì in quel caso lì avevamo fatto anche io un dual track banche e fondi, però alla fine il fondo è stato sicuramente interessante perché aveva la capacità di fare un finanziamento tutto al piano superiore senza obbligarci nella fusione tra la newcomer e la target. In quel caso lì avevamo bisogno di questa struttura perché il management della società target era restio ad avere debito sulla propria schiena, cioè diceva io devo fare
una società di consulenza particolarmente, diciamo, immateriale, da BIM, quindi aveva necessità di andare da Vodafone, dei suoi clienti, senza far vedere un bilancio impegnato. Allora, in quel caso lì, devo dire che se le banche solamente una minima parte erano in grado di tenerla su un IUCO senza la fusione, TKO, l'intero importo del finanziamento, ce l'ha messo come prospettiva sulla IUCO e oggettivamente aveva un vantaggio competitivo. Costava di più, perché alla fine è costato, ma neanche tanto di più, perché è costato intorno al 5,5%, che se noi confrontiamo con una tranche B, stiamo parlando di 100-150 basis point in più, quindi non una cosa pazzesca. Quindi lentamente direi che sempre di più i fondi stanno diventando competitivi. Però leva perché è più alta e prezzo perché è sceso. Sono queste qui le due motivazioni che secondo me stanno rendendo competitivo questa asset class. Grazie. Grazie a te. La torniamo per Felice. Ecco, dicevamo, parliamo di private debt in senso molto, molto lato, proprio perché tra l'altro il fondo che state lanciando, quindi andrà a sottoscrivere obbligazioni, ma se è il caso potrà fare anche prestiti, quindi entra proprio anche nel settore del direct lending. Siete pochi ad aver lanciato un fondo di questo tipo in Italia. Io ho sempre sentito molti operatori, soprattutto stranieri, no? Dubbiosi sulla normativa, ma sì, c'è però non ancora chiara, eccetera. Quindi invece adesso evidentemente qualcuno è già partito, voi pure, quindi ecco, magari qualche considerazione su questo fronte. Sì, ma allora il nostro, come probabilmente tutti i fondi, forse con l'eccezione del fondo Quadrivio, come scrivevi anche appunto su Milano Finanza questa settimana, sono dei fondi che in realtà possono fare entrambe delle cose, per questo scrivere sia obbligazioni che fare prestiti, anche se c'è una prevalenza comunque dell'attività di sottoscrizione delle obbligazioni. Dal punto di vista normativo, cioè non lo vediamo tanto un tema normativo, nel senso che con il decreto di inizio 2016 alcune incertezze che si erano invece presentate dopo il decreto del 2014, che non si capiva appunto quanto i fondi alternativi potessero in effetti fare finanziamenti diretti, poi con che impatto sulle società, diciamo, dal punto di vista normativo questo con la normativa del 2016 è abbastanza superato, per cui nel momento in cui si soddisfano due criteri, quello principale, diciamo, di concentrazione, per cui non ci possono essere più la concentrazione sulla singola operazione non può essere più di 10% del fondo, e quella che il fondo non può avere una leva superiore a una volta e mezzo il racconto, cosa che direi in Italia praticamente non risulta che gestione dei fondi che faccia questa operazione a leva, per il resto il funzionamento è assolutamente simile. Ecco, per noi non è un tema particolare, nel senso che dalla nostra esperienza, ma anche dall'esperienza di tanti altri colleghi, diciamo, non c'è mai stato una situazione in cui uno non è riuscito a fare l'operazione, nonostante, diciamo, essendo un fondo che c'era più sottoscrizione di obbligazioni, perché appunto non poteva fare il prestito. Cioè la sostanza è che uno fa un finanziamento a medio lungo termine a un'azienda, che poi sia strutturato come obbligazione o come prestito, poco conta, nel senso che a lato pratico anche nei regolamenti delle obbligazioni emesse, in realtà, come ero abituato anche nel fondo precedente in cui ho lavorato, quello che si faceva, si è fatto all'inizio, si è di fatto trasposto il contenuto di un finanziamento strutturato di buyout all'interno di un regolamento, per cui tutte le solite norme che ci sono a tutela dell'investitore sono assolutamente soddisfatte. Ecco, nell'esperienza anche, parlavo appunto con gli amici anche di questo Grinallo, che sono gli unici che sono partiti inizialmente nel 2015 con l'idea di strutturare il fondo prevalentemente come fondo invece di direct lending. In realtà, di fatti, adesso dopo quasi due anni non hanno fatto un'operazione di direct lending, nel senso che in un caso, ad esempio, abbiamo lavorato insieme, nel momento in cui c'è tra l'altro un altro fondo con cui uno fa un'operazione, la condivide, che invece può fare prevalentemente operazioni con diciamo di tipo obbligazionario, anche loro, cioè, si accodano, no? E per cui risulta anche più difficile, almeno in quelle situazioni in cui non vada per conto proprio,
e strutturare in questo modo. E, ecco, ci sono, possono esserci solo delle situazioni un po' marginali in cui in effetti fare un prestito può convenire, cioè nel caso ad esempio in cui la società debba fare un finanziamento che cede due volte il patrimonio netto, in quel caso se uno struttura con obbligazione deve, diciamo, votarlo, per cui appunto in questa operazione congiunta che noi avevamo fatto, questo era il caso, alla fine avevamo fatto una quotazione dell'obbligazione sul mercato di Vienna che dava appunto consentiva di superare questa problematica, si può superare anche in altri modi, però diciamo questo è quello più certo e soprattutto poi consentiva anche una libera circolazione dopo dell'obbligazione senza che il sottoscrittore iniziale perdesse delle responsabilità relativamente alla solubilità poi dell'operazione. Però diciamo questi sono aspetti tecnici che si possono superare, la sostanza delle cose e che quello che è veramente importante per noi è che all'interno del regolamento barra del contratto di finanziamento ci siano quelle clausole che consentano di avere, diciamo, lato del nostro investitore tutte quelle prudenze e tutele che ci devono essere, per cui i soliti covenant, sugli accordi non fare, covenant finanziari. Per cui ecco, questo è quello che poi a volte può caratterizzare delle operazioni come quelle del Provadel che noi intendiamo, ma qui molto personalizzate, specie quelle che non riesce a strutturare direttamente per conto proprio, rispetto diciamo, a dei regolamenti di obbligazione che poi vengono ormai chiamati in gergo mini bond, che ha questo connotato un po' più generico, e in quel caso lì molte volte sono dei regolamenti, se uno li vede, un pochino più leggeri, non in tutti i casi, con dei covenant un pochino più ampi. Mentre invece ecco, quello che noi cerchiamo di fare, anche perché le situazioni in cui normalmente uno va a investire lo richiedono, sono dei contratti molto più personalizzati che danno appunto le giuste tutele a noi come investitori. Grazie, benissimo. Ecco, allora il fondo italiano prevede anche il direct lending, nel senso. Nel senso, ecco, quando andate quindi a investire, distinguete se uno fa un fondo ecco, solo classico bond piuttosto che direct lending, e poi un passo oltre, qual è l'approccio, le considerazioni che potete fare sui fondi invece di direct lending che investono sulle piattaforme di peer-to-peer lending, perché appunto adesso ce ne sono soprattutto stranieri. In Italia ce n'è uno che è il fondo Colombo, non è Borsa del Credito. Che tipo di approccio avete? Su direct lending, assolutamente confermiamo quello che diceva Pier Felice prima, nel senso che appunto per noi è abbastanza indifferente diciamo, la forma tecnica che viene utilizzata. Appunto l'importante è che ci siano delle adeguate garanzie, delle adeguate documentazioni che appunto consentano di strutturare in maniera adeguata il finanziamento, che poi sia appunto un finanziamento diretto piuttosto che un bond, la cosa appunto poco ci importa, anche perché appunto abbiamo adesso un portafoglio look through di 90 posizioni e non c'è neanche una di direct lending, quindi questo vuol dire che si può fare e strutturare adeguatamente no, un finanziamento anche una forma tecnica diversa. Come ricordava Pier Felice, sia Adea che Rinaco sono fondi che possono fare direct lending, però appunto ad oggi non ci risulta che abbiano perso neanche una transazione o vinto neanche una transazione per questa particolare caratteristica, quindi ad oggi appunto nella decisione di investimento non è stato così un elemento particolare da noi preso in considerazione. Per quanto riguarda le piattaforme, devo dire, è un mondo sicuramente estremamente interessante, estremamente nuovo, l'abbiamo studiato abbastanza nel corso degli ultimi anni, è un mercato appunto totalmente nuovo, con volumi ancora estremamente limitati, con un track record ad oggi ancora difficile da interpretare. È nato soprattutto focalizzato, appunto il fondo che citavi tu prima, soprattutto focalizzato sulle microimprese, il taglio medio, se non mi ricordo male, di Borsa del Credito a 100.000 euro di lending, quindi sicuramente diciamo, per noi non appetibile, non interessante. Stanno sviluppandosi un paio di operatori e fondi che invece hanno come target più la piccola e media impresa, quindi fatturati sicuramente superiori, anche asset back. Questo sicuramente è un mondo estremamente interessante, sicuramente diciamo, nel prossimo fondo potremmo
considerare con una grande attenzione. Sicuramente insomma, è importante che i nuovi fondi, andando avanti, si sviluppino con un maggiore allineamento di interesse rispetto agli investitori. Cioè, per noi è molto importante che la remunerazione della piattaforma sia in misura importante legata al ritorno del fondo. Quindi se i fondi diciamo, iniziassero a strutturarsi in questa maniera, sicuramente per noi sarebbe molto importante e li considereremo con grandissima attenzione. Chiaramente c'è sempre il tema del track record, che ad oggi appunto è ancora immaturo, quindi è difficile decidere come investire in questi tipi di piattaforme. In che senso? Quindi legata di più al ritorno del fondo? Perché il fondo in realtà è un ritorno che dipende dai tassi. Sì, no? La piattaforma in realtà diciamo, guadagna indipendentemente dal rendimento del fondo. Avere meccanismi di incentivazione tipo carry interest alla piattaforma o piuttosto al team che gestisce la piattaforma consentirebbe un maggiore allineamento di interesse rispetto al fondo stesso. Beh sì, certo. Perché in effetti quella piattaforma di per sé non guadagna. Fondo performa e non performa. No. È l'unica che potrebbe essere un po' su questo, su questa linea, vabbè, è credimi. Che investe nelle famose carte di rotazione, per questo caso poi non si tratta di un fondo, non ci sono poi dei fondi aperti che in realtà che investono lì, però sì, potrebbe essere un tema di questo tipo. Vedremo, magari solleviamo un dibattito. Allora, torniamo alla Zanzuso. Magari ci fai qualche altro esempio, quando abbiamo parlato di BIP, ma quindi quali altre situazioni siete entrati, quindi magari situazioni, insomma, casi un po' diversi in cui si riesce a capire qual è il vantaggio. Ma un'operazione che abbiamo fatto più o meno l'anno scorso, secondo me molto importante per capire il vantaggio del fondo di debito, è stata con Stirling come cliente, con fondo UK, l'acquisizione di Isoclima, che è un'azienda del nord-est che si occupa di vetri corazzati per le automobili. Azienda con un diritto di credito buono, tuttavia con un passato abbastanza ciclico, quindi se uno la guardava capire bene il cash flow, capire bene diciamo, l'evoluzione non era facilissimo. Anche lì abbiamo fatto un dual track bank fondi e alla fine qui si capisce perfettamente perché abbiamo scelto di andare con un fondo, nel caso è stato Pemberton. È stata un'operazione da 75 milioni di bond, di cui 60 per prevedere il prezzo e 15 per future acquisizioni, quindi era un bond che potevi mettere due tranche, prima una tranche, poi dopo una seconda tranche. La cosa più importante è stata anche qui la leva. La leva siamo arrivati a 4,3 con il bond, mentre le banche sono fermate a 3,75. Questo per il merito di credito che abbiamo detto, per la ciclicità dell'asset. E quindi già se tu devi pagare un certo prezzo, il primo diciamo, elemento è che da una parte arrivi a un certo prezzo, dall'altra parte no. Il differenziale di costo, lo spread di questo bond era 6,25, quindi più caro di quello che abbiamo visto prima, intorno a 5,5 di TKO. Tuttavia, come diceva prima per Felice, abbiamo fatto un contratto veramente, veramente molto, molto legato alla situazione. E questo è stato forse l'attu più importante per prendere la decisione fondo. Nel progetto di questa acquisizione si doveva fare subito uno stabilimento Greenfield in America, punto e via, che costava diversi milioni di euro. E nel contratto con Pemberton si è riusciti a fare in modo che per il primo anno o al raggiungimento di un certo EBITDA, tutto il debito tirato per poter fare questo stabilimento non rientrava nel calcolo del covenant. Quindi in qualche modo una cosa che parte da zero, non genera EBITDA, altrimenti i costi e dopo un po' genererà EBITDA, riuscirlo a toglierlo dal calcolo dei covenant è stato qualcosa di veramente molto interessante per noi e con le banche penso sarebbe stato veramente molto difficile da ottenere questa diciamo, deviazione dei contratti standard. Un altro elemento ancora più interessante per noi era che il DSCR non c'è, quindi non abbiamo il tema di avere il servizio del debito garantito dal flusso di cassa dell'azienda e in più non c'è neanche il cash sweep. Quindi non ho quella formula per cui una percentuale dell'eccesso di cassa devo ridarla al bond holder o alla banca. Due elementi veramente molto, molto, molto interessanti. Non solo covenant, 35% di add-on calcolato sull'EBITDA e non sul ratio, che vuol dire, se lo calcolo sul ratio, vuol dire, non so, 40% di add-on, no, veramente molto importante. Quindi alla fine della fiera, a parte il prezzo,
prezzo più alto, i vantaggi erano oggettivamente notevoli, soprattutto su un progetto che prevedeva di fare acquisizioni, di fare investimenti, di in qualche modo mettere le mani in pasta sull'azienda e non andare avanti con un business plan molto molto prevedibile. Quindi dipende dalla situazione, però tuttavia ogni tanto effettivamente il fondo di debito aiuta molto. L'elemento forse negativo del fondo di debito è che la technicality dell'ultimo miglio è più complessa della banca. La banca di fatto ti tira dal finanziamento già nel closing, invece con i fondi che io ho visto anch'io sempre bond, fondamentalmente, non ho mai visto un direct lending nella cosa che abbiamo fatto. Quindi tu nell'avvicinarti del closing devi in qualche modo mettere in piedi un meccanismo che prevede un soggetto che emette un bond e un soggetto che compra un bond, cioè non è un bonifico e basta, devi avere in questo caso un montetitoli, devi avere uno in mezzo che fa da intermediario in questa, diciamo, avvicinanza tra la domanda e l'offerta, e quindi in qualche modo hai dei personaggi in più che nell'ultimo miglio entrano a dover guardare la documentazione, in qualche modo a dover gestire quest'ultimo passaggio. Nelle acquisizioni ogni tanto hai sempre questi closing con i soldi che partono e poi non arrivano, tutti lì che tremano per capire, soprattutto il venditore che dice ma ho girato le azioni, ma dove sono i soldi? Poi magicamente alle 4 meno 5 arrivano e sono tutti contenti. Grazie. Allora, torniamo a Felice. Passiamo invece proprio anche qui alla fase poi pratica, quindi quando andate poi a lavorare, ecco, quindi come andate ad identificare insomma le target, quindi anche qui avevi un po' accennato all'inizio, no? Evidentemente avendo anche a fronte di fondi diretti, insomma qualche, quindi possibile di flow è anche quello, però ecco, quindi tra tutte quelle che vi possono prospettare, quindi quali possono essere quelle più interessanti, e poi anche lato poi rendimento, quindi sì. Andate a proporre alle stati di raccolta, quindi che tipo di target di rendimento offrite agli investitori. Ma allora, ritornando un po' a quello che dicevamo prima, scusate, se mi conservo 30 secondi per finire per una risposta alla domanda precedente, in realtà quello che mi dedicavo un attimo di dire è che lato invece, diciamo, imprenditore, per cui impresa, il poter ricorrere, questo specialmente all'inizio dell'obbligazione, era visto come un vantaggio, perché specie per quelle aziende che erano delle problematiche, diciamo, un po' di centrale rischi, l'obbligazione non viene registrata e evidenziata subito, per cui questo, se per la loro operatività con le banche, rappresentava un elemento sicuramente interessante. Questo, se vogliamo, già indica una certa minimatologia, per cui diciamo, bisogna leggerla in un certo modo. Mentre invece quello che è più, se vogliamo, interessante in una logica futura per la società è che l'obbligazione, specie quando poi portava alla quotazione, era visto come, ed è visto come un primo passo verso, diciamo, l'apertura al mercato dei capitali, al mercato terzo, per cui l'obbligazione rappresenta un primo step che poi può portare alla, penso, alla quotazione sull'AI, piuttosto che aprirsi a un fondo privato equitivo. Tutti questi elementi, diciamo, per un imprenditore poter dire, oltre a quello che ovviamente ha sviluppato un canale alternativo, quello del finanziamento bancario, di poter cominciare a vedere il proprio nome sulla, diciamo, sulla stampa, dire ho fatto questa emissione, gli dà una certa visibilità, quella che invece, diciamo, un finanziamento di tipo bancario probabilmente ti darebbe solo in maniera limitata. Ecco, mentre invece tornando al tema diciamo, degli obiettivi di investimento e dei ritorni. Allora, innanzitutto, appunto, noi facciamo parte di una piattaforma, però non possiamo, per ragioni di conflitti di interesse, ovviamente, investire in delle società che sono, diciamo, parte del portafoglio dei nostri fondi di private equity o quelli sono stati, diciamo, in tempi recenti. Per cui questa possibilità di investimento non c'è, in alcuni fondi internazionali in realtà ci sono delle possibilità. Mi viene in mente adesso un'operazione che ha fatto Serena, no? Che ha fatto quindi sia con il Moviso, no? Sia con l'equity sia con il mezzanino. Sì, infatti è un tema che noi abbiamo una situazione che su cui abbiamo ragionato.
Devo dire che non mi risulta semplicissimo capire come riescono a gestire il rapporto con il lato investitore, cioè c'è una totale sovrapposizione fra la base di investitori, o se no è chiaro che se le cose vanno bene, o come al solito nessuno si preoccupa. Quando le cose dovessero malauguratamente andare male, avere un fondo con una base di investitori che è esposto su uno strumento di debito e avere, diciamo, un altro fondo sull'equity, è chiaro che porta un conflitto di interesse nell'ambito di una ristrutturazione, dove poi in particolare in una SGR italiana, dove alla fine il CDA dover prendere queste decisioni, lo metterebbe ovviamente in una situazione piuttosto complessa. Diciamo, nei miei trascorsi era un tema, ad esempio, che si poneva per quei fondi in private equity che operavano all'interno di una struttura bancaria, in cui a volte c'era la banca, se non proprio come diciamo lead manager, però aveva un ruolo nel sindacato, d'altra parte non aveva una posizione equity, diciamo che non era sempre facile trovare un equilibrio. Però ecco, è evidentemente vero, diciamo, quello Serie A potrebbe essere, per dire, noi che abbiamo al nostro interno Testo Vitali, uno dice voglio capitalizzare al massimo la mia capacità di direttura delle trend, dei rapporti che posso avere nel mondo dell'agroalimentare, ad esempio Italia, per cui nel deal flow, se trovo l'operazione, effettivamente posso fare tutta la struttura finanziaria, dall'equity sino a mezzanino. È un qualche cosa che su cui loro giocano molto, alla prima occasione approfondirò direttamente anche con loro, perché evidentemente non riescono a farlo. Però ecco, a parte queste situazioni, diciamo che il tema ovviamente più rilevante sempre per tutti è quello del sourcing, e questo è vero, diciamo, per fondi di debito come i nostri, ma come chiunque ha fatto questo mestiere un po' di anni, è vero per l'equity di maggioranza, di minoranza, mezzanino, per cui è un tema ovviamente generale per tutti e in tutti i paesi. Poi da noi forse c'è una minor numerosità comunque in assoluto di operazioni, però diciamo ci sono anche relativamente meno operatori, non è che dei mercati più sviluppati, che non so, il mercato inglese sia più facile se uno è lato fondo a fare operazioni, perché diciamo ha una competizione sicuramente molto più elevata. Ecco, il tema però è indubbio che il tema principale in un fondo di debito performing è quello che comunque si pone all'interno di un mercato, specie io faccio riferimento a dei fondi con le nostre dimensioni, per cui i casi che citava l'amico Umberto di operazioni di debiti fra 50, 100, 150 milioni, ecco, dove appunto operano dei grandi fondi internazionali che però hanno in gestione almeno un miliardo di euro in su, e possono per cui impiegare dai 50 a 100 milioni sul singolo deal, ovviamente non sono di appannaggio per il momento per i fondi come i nostri, che sono tutti i primi fondi, per cui ovviamente scontano una difficoltà di fare una raccolta superiore a 100-150 milioni, tranne pochi casi, anche di più di fondi internazionali, per cui noi ci poniamo in una fascia in cui i nostri ticket medi di investimento, siamo le statistiche anche del fondo italiano, sono di 7-8 milioni, no? Poi c'è qualcuno che arriva sino a 20 milioni, però diciamo fra i 5 e 20, con probabilmente un valore mediano intorno a 7-8 milioni. Per cui è chiaro che 7-8 milioni, se dovessero andare del tutto a finanziare un'operazione di buyout, in una logica, come diciamo prima, quasi da sindaco, di tranche, quello che presupporrebbe, diciamo, un enterprise value intorno di 20 milioni, per cui stiamo parlando di aziende probabilmente di uguali fatturati di 2-3 milioni di EBITDA, che dovrebbe però spingere la leva a dei livelli che ovviamente non sono probabilmente considerati accettabili, e soprattutto salutare per un'azienda di quelle dimensioni, e questo fa sì, diciamo, che su quella parte del mercato ovviamente le operazioni a supporto di buyout direttamente siano più complicati, lavorando sul finanziamento a livello di società operativa. Mentre invece, per cui anche il nostro fondo cercherà di sviluppare queste situazioni, se si guarda un po' l'operazione degli ultimi mesi sul mercato, si sono incominciate a vedere appunto più dell'operazione a livello della Holdco, per cui anche fondi italiani, più piccoli, per cui fondi che hanno 100-150 milioni di gestito,
hanno incominciato a utilizzare in maniera più ricorrente degli operatori private, diciamo, dei fondi simili ai nostri, per finanziare, diciamo, la Holco o per situazioni contingenti, ad esempio Xenon, per fare pubblicità, però dico, ha fatto due o tre operazioni, vedi Ridania, vedi Abrasive Technologies, con Emesis, dove effettivamente con quella situazione tipica, un po' come diceva anche Umberto prima, dove c'è un rapido build up che deve farsi in periodi, diciamo, sufficientemente limitati, allora il fondo è più disponibile a pagare quell'extra, diciamo, premio dal punto di vista, se uno guarda solo con un coupon, poi è uno degli elementi da guardare, non è evidentemente solo, piuttosto che invece mettersi a, diciamo, andare a ricercare l'ottimizzazione della cedola, che farebbe favorire la banca, ma poi dopo dovrebbe essere lì ogni 6-4 mesi a chiedere dei waiver per fare la nuova acquisizione, piuttosto che costringere la banca a lavorare tutta una serie, diciamo, di numeri performati che normalmente cominciano a mettere un po' in difficoltà l'interlocutore. Allora, in quei casi lì, appunto, di rapidi build up, anche su dimensioni di operazioni più piccole, c'è effettivamente ci può essere uno spazio, e mi sembra che poi, come al solito, c'è un po' un effetto volante, un effetto pubblicità, cioè nel momento in cui si vede che qualcuno come Seno, la stessa cosa che abbiamo fatto Axia su un paio di situazioni anche di recente, ma anche fondi più grandi, cioè vuol dire che ovviamente i vari Sharon ne ha fatto due o tre mesi fa di nuovo con Pemberton, per cui dove si vede che c'è questo maggiore utilizzo, probabilmente anche il gestore di private equity comincia a capire, il gestore e anche gli advisor, che in effetti sono dei fondi che si possono utilizzare in una funzione, diciamo, di buyout a supporto di queste strutture. Ovviamente, ripeto, si fa più fatica su operazioni medio piccole rispetto alle operazioni medio grandi, che invece dove si è sviluppato il private debt a livello internazionale di più, perché come si sa il 90% diciamo, di operazioni sui mercati internazionali sono a supporto di operazioni di buyout, normalmente strutturate come delle unitranche, perché danno un vantaggio competitivo sicuramente molto rilevante a questi fondi rispetto alle banche. Ecco, per cui per noi, diciamo, anche nella logica di target da individuare, oltre a, diciamo, avere questo focus come tutti devono avere sulle operazioni di buyout, ovviamente c'è le operazioni fatte senza un fondo private equity, per cui volete sponsorless, che anche nel mondo internazionale, diciamo, ovviamente ci sono una parte minoritaria, e qua c'è il solito trade-off, cioè da un lato ovviamente aumenta il numero di opportunità se guardiamo sul mercato italiano di qualche migliaia di potenziali target. Dall'altra, il tema vero che non è facile ovviamente da risolvere è quello dell'origination, sempre che alla fine siamo dei team dove ci possono essere due o tre persone senior, e qua trovo prima il concetto della piattaforma, questo problema riesce un pochino ad attenuarlo, perché si può fare leva sul maggior numero di professional, anche se non direttamente coinvolti solo sul fondo, però è evidente che non siamo una banca, non siamo delle strutture di promotori che possiamo avere qualche centinaia di persone sul territorio, per cui dobbiamo fare molta leva anche sugli advisor, e per cui di nuovo, diciamo, c'è un'opera un po' di education che va fatta, un po' diretta, leggendo appunto di operazioni che vede anche l'advisor locale che si possono strutturare in questo modo, e che però, diciamo, è ovvio che il mercato è partito veramente due o tre anni fa, per cui è anche abbastanza utopistico pensare che nel giro di pochissimo tempo si possa arrivare alle dimensioni, diciamo, di operazioni così rilevanti. Per cui i numeri che si vedono anche negli ultimi due o tre anni in realtà dimostrano che c'è un graduale miglioramento anche in un periodo, cioè gli ultimi 18 mesi, che ovviamente il quantitative easing della Banca Centrale Europea non è che abbia molto aiutato da questo punto di vista, no? Per cui però il fatto che ci siano 10, 12, 15 fondi attivi solo sul mercato fa sì che piano piano questo mercato si possa sviluppare, perché non c'è nessuna ragione di pensare che dai 500-600 milioni di dimensioni attuali si possa arrivare a quegli 800 milioni, miliardo perlomeno, che è abbastanza, poi non è troppo distante dai numeri che i fondi di private equity a livello locale in realtà esprimono, per cui non sarà mai un mercato da 10 miliardi,
ma in quella fascia lì con 10-15 operatori probabilmente sicuramente il mercato italiano può sostenere. E per venire, se vuoi, un attimo ai ritorni, è chiaro che i ritorni sono figli anche un po' del macro contesto, perché è ovvio che bisogna sempre guardare, dico cose molto banali, però il rischio e il rendimento, per cui poi nei fondi di debito, come si sa, rispetto a quelli di equity, la possibilità di recuperare situazioni andate male è più limitata, no? Per cui nonostante uno proteca il downside, cercare in tutti i modi possibili con garanzie esterne, interne di farlo, però se una o due operazioni dovesse veramente girare male e la possibilità di recupero fosse molto pregiudicata, è chiaro che uno rischia di perdere gran parte del ritorno, per cui bisogna cercare di avere la capacità del gestore un buon equilibrio fra la ricerca del rendimento che vada al di sopra di quelle 3%, 4% che ci possono essere sulle operazioni più liquide o più bancarie, per cui bisogna cercare di darsi come traguardo quel 6, 7, 8% di rendimenti lordi, che poi al netto delle varie fee di gestione ed eventuali carry interest ti porta a dei rendimenti netti intorno al 4,5%, a seconda anche della capacità di impiegare i soldi, specie nella fase iniziale. No? Sì, 5-7 anni, anche di nuovo, poi c'è una parte come al solito legale, per cui tutti cercano un elemento differenziante rispetto al credito bancario, ovvero quello di poter andare su anche 6-7 anni e di fare delle strutture meno amortizing, perché a volte le banche, perlomeno fino a 4-5 anni, riescono a fare anche loro adesso delle strutture bullet. E poi, dal lato pratico, quello che si è visto in una fase di mercato come quella degli ultimi 3-4 anni è che appunto con dei tassi calanti, con un mercato delle M&A molto forte, in realtà le duration effettive sono molto più corte, no? Per cui sono moltissimi casi di rifinanziamenti che avvengono già dopo un anno e mezzo, due anni e mezzo, specie quelli a supporto dell'operazione di buyout. Per cui, se vogliamo, infatti mi sembra che anche Roberto nella presentazione abbia le loro statistiche, che nelle 12-13 emissioni che sono state dei loro fondi che sono state chiuse adesso, il rendimento è intorno al 12% di IRR, per cui decisamente molto alto, perché sono quelle operazioni, molte di quelle operazioni collegate appunto a finanziamenti di buyout, dove c'era l'elemento del warrant che ovviamente ha tirato sul rendimento. È chiaro che se uno guarda cash on cash probabilmente è molto più basso di quello che uno si attende, perché tu giustamente che il ritorno per un investitore istituzionale, che normalmente è l'investitore a cui uno si rivolge per fondi di questo genere, per cui l'assicurazione, la cassa, il fondo pensione, sì, è interessato all'IRR, però è anche interessato che questi soldi lavorino per dei periodi sufficientemente lunghi nella loro logica di matching con le liabilities che hanno. Per cui anche fare il deal super brillante dal 20% di IRR in 6 mesi, non so quando alla fine siano contenti di vederselo fare. Per cui comunque mediamente ci deve essere, secondo noi, la capacità di poter dare, a parte anche il valore assoluto, quel premio dei 150-200 basis points in più rispetto a prodotti simili liquidi, no? Per cui leverage loans e la yield. Perché se uno non riesce a dare quel premio in più, è chiaro che l'investitore, se non la prima volta, la seconda volta, dice: ho capito, mi fa piacere che tu fai un'attività che può essere anche a livello di paese utile, però allora a questo punto vado sul leverage loans europeo Magari che potremmo, se potremmo guardare la slide, quella che c'è, anche confermare quello che dice Pier Felice, nel senso che appunto abbiamo un portafoglio, come dicevo prima, di una novantina di posizioni look through, quindi le società investite dai nostri fondi sono circa 90. Quindi questa da un po', adesso probabilmente non riuscite a leggerla, però appunto da un po' lo spaccato del nostro portafoglio. Quindi sostanzialmente è un dato aggiornato a marzo, quindi adesso
siamo oltre 90, per cui però sostanzialmente questo fa vedere i nostri fondi in che tipo di società hanno investito. La prima cosa che si nota è che diciamo, operazioni di crescita sono i principali scopi dei finanziamenti. Come vedete, appunto, i primi sono acquisizioni e il bio e capex. Quindi diciamo, la maggior parte degli investimenti sono stati utilizzati per finanziare questi tre tipi di attività, e quindi sostanzialmente sono state operazioni di crescita. Un'altra molto importante è l'organizzazione azionaria, quindi tendenzialmente si sono sostituiti a investitori azionisti di minoranza tramite uno strumento chiaramente, diciamo, in questo caso molto junior tendenzialmente, quindi molto, anche molto quasi equity. E il rifinanziamento invece, come vedete, è stata veramente una parte residuale del purpose dei finanziamenti. Questo proprio perché, come dicevamo prima, secondo noi il private debt non ha tanto la finalità di sostituire il canale bancario quanto appunto di accompagnarsi adesso. Quindi per questo noi lo vediamo quasi più come un sostituto del minority equity piuttosto che appunto come un sostituto del canale bancario. Altra cosa interessante sono i rendimenti, quindi cerchiamo appunto un po' di rispondere alle domande che dicevi tu, esatto. Praticamente noi abbiamo investito circa 150 milioni, quindi i nostri fondi hanno investito circa 150 milioni per circa 550-600 milioni di investimento complessivo, quindi diciamo complessivamente per il fondo, per la somma di tutti i fondi. Come vedete, l'investimento medio è, come diceva prima per Felicia, leggermente superiore ai 6 milioni e i ticket sono abbastanza vari, dal 1 al 20 milioni, 25 milioni. In realtà questo è un dato leggermente sottostimato, perché ci sono stati alcuni casi in cui due o tre fondi si sono messi insieme e hanno fatto dei ticket di investimento superiori, quindi mi sembra che il maggiore sia 35 milioni, in cui tre fondi si sono messi insieme per investire fino a 35 milioni. Quindi è vero il commento che i fondi italiani sono ancora piccoli, sono ancora appunto chiaramente una fase di maturità non ancora estremamente sviluppata, ma diciamo anche la dimensione non è ad oggi un ostacolo significativo, a parte chiaramente per i veritage buyout, in quel caso chiaramente sono di appannaggio degli investitori stranieri. Vediamo anche delle situazioni opposte in cui investitori italiani attirano in Italia e coinvestono con operatori internazionali. Quindi magari la transazione viene originata dal fondo italiano che, essendo di versione, si associa a un fondo internazionale per appunto avere la finanza disponibile. Le maturity anche qui, diciamo, la media è attorno ai 6 anni, anche qui abbiamo delle maturity molto corte, fino a 2 anni e mezzo, e anche abbastanza lunghe, 7 anni e mezzo. Il rendimento medio è attorno al 5,5%. Questo è solo il cash coupon, quindi diciamo non tiene conto di tutte le altre forme di remunerazione, quindi affronti piuttosto che warrant, eccetera, eccetera. Quindi questo è il cash coupon medio di tutti i 90 strumenti, anche qui molto variabile, dal 3,5% all'11%, proprio perché, come dicevamo, lo strumento che i fondi propongono sono strumenti estremamente flessibili, quindi possono fare operazioni molto simili piuttosto che possono fare anche strumenti molto vicini all'equity. In quasi tutti i casi si tratta di strutture amortizing, però molto back-ended, quindi sostanzialmente rispetto appunto al tradizionale strumento bancario molto più vantaggioso, quindi molto più flessibile. L'altra cosa interessante è che circa nel 20% dei casi ci sono componenti appunto non cash, quindi componenti PIC, warrant, equity kicker di qualche maniera, proprio per quello che dicevamo prima, uno strumento che per certi versi va a sostituire il minority equity, va in competizione diretta con il minority equity, essendo però meno invasivo rispetto appunto al minority equity tradizionale. L'altro tema che, diciamo, come giustamente diceva Pier Felice, è un elemento positivo, per certi versi anche un elemento negativo, abbiamo assistito a diversi prepayment, soprattutto diciamo ripagamenti attraverso il mondo bancario, quindi soprattutto LBO, operazioni LBO, ma non necessariamente. Chiaramente l'IRR di questi strumenti è estremamente elevato, il 12%, proprio perché c'era una componente di upfront fee estremamente interessante, in alcuni casi c'erano anche dei meccanismi appunto di equity kicker, però chiaramente il cash on cash è estremamente penalizzante. Quindi diciamo anche qui si evidenzia come sia necessario fare un deployment rapido e continuativo del capitale. Questo un po' per descrivere un po' la struttura del nostro portafoglio. Perfetto. Solo un'ultima cosa, ecco, quando andate a scegliere i fondi, come li scegliete? Allora, eccolo qua. Questo pentagono è un po' il nostro mantra, quello che noi usiamo quando vogliamo scegliere
i fondi di investimento. La prima cosa è porre in tutta la nostra analisi il team di investimento, nel senso che chiaramente una volta che il team, reputiamo che il team sia coerente e adeguato per la strategia di investimento, tutti gli altri elementi del puzzle in qualche maniera trovano una soluzione. Come dicevo prima, il team di investimento, per come abbiamo concepito noi il mondo del private debt, è un team che deve avere delle competenze sicuramente molto forti da un punto di vista di credito, ma anche delle competenze molto vicine al mondo del private equity. Per cui, se voi vedete, quasi tutti i fondi in cui noi abbiamo investito hanno questa doppia anima, hanno persone, per esempio per Felice, con un forte background di private equity, che hanno fatto private equity lunghi anni nella loro esperienza lavorativa, e persone che tendenzialmente vengono da esperienze bancarie, tendenzialmente quasi sempre le buyout piuttosto che structure finance. Quindi questo è il primo elemento che noi consideriamo. Questo proprio perché reputiamo che la ricerca, l'origination anche diretta, quindi diciamo la relazione con il mondo imprenditoriale, il mondo di advisor, sia estremamente significativo, proprio perché l'origination è uno degli elementi fondamentali per il successo delle varie iniziative. Il team, cosa per noi estremamente importante, deve essere innanzitutto motivato, quindi diciamo abbiamo dei meccanismi di incentivazione che sono quelli classici dei fondi alternativi, quindi sostanzialmente il team di investimento investe di risorse proprie all'interno del team, all'interno del fondo, proprio perché vogliamo un totale allineamento degli interessi fra gli investitori e il team di investimento, e una percentuale di remunerazione basata sul carried interest, quindi in maniera tale che il successo del fondo sia direttamente correlato al successo appunto del team di gestione. Il team poi deve essere dedicato, nel senso che non deve fare sostanzialmente null'altro che cercare le operazioni di investimento e investire per il nostro fondo. Weekend zero. Weekend zero, devono solo lavorare al massimo per partecipare ancora la mattina, ma non devono fare alle 6. Esatto. E l'altra cosa chiaramente è il track record. Questo chiaramente è stato abbastanza difficile per il fondo di private debt, nel senso che tutti i fondi erano first in fund, first in team, quindi era un team di nuova costruzione, quindi era un track record di difficile lettura, soprattutto per quelle persone che avevano un background bancario, perché chiaramente appunto all'interno della banca è difficile, diciamo, attribuire con chiarezza chi ha fatto una transazione e il ruolo che ha avuto all'interno della transazione. Abbiamo cercato di essere più oggettivi possibile, quindi in primo luogo avere un'analisi numerica delle transazioni effettivamente concluse dalle varie persone, e accanto a questo abbiamo fatto reference code. Una cosa importantissima che facciamo nella nostra attività di due diligence è che per ogni membro del team facciamo ovviamente dalle 8 alle 10 reference code, sia di colleghi che di advisor che di... Questo è estremamente importante, devo dire, alcuni fraintendono un po' il significato della reference call, c'è una reference call tra virgolette morale, cioè ci dà una brava persona. Noi interessa invece capire se una persona è adeguata per il ruolo che deve svolgere e come si può situare all'interno del team. E devo dire, facendo tante reference call è molto interessante, perché tendenzialmente queste convergono veramente verso una chiara descrizione della persona. Quindi devo dire un lavoro estremamente, estremamente interessante. Una volta analizzato appunto il team di investimento, la strategia, appunto, l'abbiamo già detto, sono PMI italiane, con appunto un approccio di origination diretta. Ci sono alcuni settori esclusi, che sono i famosi settori non etici. Per quanto riguarda la governance, noi siamo estremamente attenti e dettagliati, per esempio tutte le tematiche che diceva prima Pier Felice sul conflitto di interesse, per noi sono estremamente rilevanti, per cui appunto noi abbiamo in alcuni casi anche imposto che appunto in fondi dove c'erano anime di private equity e di private debt non ci fosse possibilità di coinvestimento, proprio per evitare appunto i potenziali conflitti di cui parlava prima. In più ci sono tutta una serie di regole di governance che però sono state estremamente importanti, per esempio regole di key man, regole di change control, regole di rimozione con senza giusta causa. Sono regole che però sono fondamentali, perché abbiamo visto chiaramente, diciamo, il team può essere molto coeso, ma appunto alla fine o scrive delle regole di governance molto strette, o è possibile che alcuni membri key del team vadano a fare altre iniziative. Chiaramente questo per noi è assolutamente negativo, perché magari abbiamo investito 6-9 mesi per chiudere le due dice su un fondo, poi la persona chiave del team se ne va per fare altre iniziative. Quindi per noi questo va estremamente negativo, per cui mettiamo delle regole molto precise, anche in alcuni casi appunto in cui chi vende il fondo se ne sono andati per sviluppare altre iniziative. Diciamo, le regole di governance che abbiamo imposto hanno fatto sì che comunque, diciamo, il passaggio di consegne fosse fatto in maniera estremamente
ordinate estremamente precise. Altre regole sono le regole di campo di controllo. Chiaramente noi abbiamo investito presupponendo una certa struttura, un certo controllo della società di gestione. Se questa cambia, quantomeno insomma, dobbiamo capire chi è il nuovo entrante. E poi l'altra cosa che noi vogliamo in tutti i fondi è la rimozione senza giusta causa, che per molti investitori è vista un po', come dire, come in maniera molto dura. Però per noi è fondamentale la logica con cui noi approcciamo questa regola di governance. È: noi ti abbiamo dato, ti abbiamo affidato un mandato di gestione dei nostri soldi. Se per qualsiasi ragione noi vogliamo revocare questo mandato, dobbiamo avere la possibilità di farlo, chiaramente pagando una penale che generalmente varia dai 6 ai 12 mesi della commissione di gestione che avremmo dovuto pagare, ma dobbiamo avere sempre questa possibilità di staccare la spina in ogni momento. Noi chiaramente non come Fondo Italiano, perché a volte c'è questo fraintendimento, noi come una maggioranza molto ampia degli investitori, generalmente i 2/3 o i 3/4 degli investitori. Quindi questa è una regola fondamentale per noi ed è una, diciamo, una best practice di mercato. L'altra cosa per noi estremamente importante è chi sono gli investitori che insieme a noi appunto condividono questa avventura. Questo spesso noi scherziamo, diciamo che è un matrimonio di 10 anni, quindi diciamo che deve avere delle regole scritte molto chiare, molto predefinite, e sapere chi è che con noi condivide questo percorso. Quindi dobbiamo capire appunto chi sono gli altri investitori e se ci sono delle situazioni di sponsor, e quindi vogliamo gestire in maniera coerente eventuali conflitti che esistono con appunto potenziali investitori, tipo appunto le azionisti dell'SGR piuttosto che altri tipi di investitori. L'altra cosa che ho accennato è l'investimento del team di gestione. Quindi noi vediamo sempre che il team di gestione investa nel fondo, proprio perché riteniamo che il migliore rendimento di interesse sia che quando c'è un investimento, quando c'è una capital call, il team appunto debba mettere del suo, così siamo sicuri che in quel momento sarà perfettamente allineato con i nostri investitori. Insomma, avete una serie. Non siamo facili. No. Diciamo così. Va bene, allora accennavi prima quando parlavi del portafoglio al fatto che comunque ci sono una parte insomma dei bond, quindi finali, che hanno appunto i kicker, sono PIC, eccetera, eccetera. Ecco, quindi volevo chiedere invece a Alberto, ecco, in questi casi qua, ecco, quanto poi, visto che i fondi che hanno sottoscritto, quindi titoli di questo tipo, hanno una qualche influenza sulla governance delle aziende, perché chiaramente in teoria sì che non hai equity, non hai influenza, però poi invece magari nella pratica c'è una qualche tipo di persuasion o comunque partecipazione. Il mio punto di vista è sempre un po' limitato a operazioni che vedono sempre lo sponsor, no? Quindi il fondo di private equity. In questo caso direi che anche se abbiamo visto delle operazioni con dove ovviamente i rendimenti sono più alti, sei più vicino, secondo me c'è comunque sempre una differenza se tu investi anche in un pezzo di equity o se tu non investi in un pezzo di equity. In verità i contratti, noi ci arrivano quando chiediamo i pitch, ci arrivano sempre dei term sheet dove c'è sempre l'inserimento del board observer, di elementi così che noi, oppure kicker così che noi altamente il nostro markup che ritorna viene sempre cancellato e tolto, perché c'è una difesa, c'è un tentativo di difesa, se proprio non ti capita che hai la necessità di fare questo perché sono assunti dai soldi, ma tutti gli elementi di tentativi di ingerenza vengono sempre subito rimandati all'interno. Soprattutto perché se c'è l'equity c'è già lui che deve negoziare con l'azienda, i manager, il venditore, così non ha nessuna voglia che ci sia qualcun altro che può in qualche modo le decisioni strategiche già cercano un po' le banche ogni volta nei contratti di mettere, diciamo, dei controlli, e c'è sempre la classica negoziazione molto dura di dire: se vuoi gestire tu, poi dopo ti prendi anche tu le responsabilità se le cose vanno male, no? Di questo le banche, i prestatori, diciamo, i lender sono sempre molto paura poi di essere infilati, prendere la responsabilità della gestione se le cose vanno male. C'è sempre un cut-off molto, secondo me, netto tra chi guida e chi non guida e la responsabilità relativa a questo. L'altro giorno, parlando con il fondo di mezzanino che abbiamo noi nella famiglia di Fineuro, che è Insys, su questo tema, che volevo anch'io avere un'idea più chiara, la risposta è stata: se io voglio avere una governance chiedo di investire un pezzo in equity. Allora le risposte sono chiare: un pezzo di equity, quindi ho una governance di azionista di minoranza, avrò dei veti, e questi veti
cercherò di utilizzarli. Ovviamente quasi sempre se le cose vanno male, perché se le cose vanno bene è giusto che il manager decida, non c'è diciamo un finanziatore che dà l'indirizzo. Ovviamente poi tutto sta nel come è costruito il contratto, no? Però i contratti, come diciamo prima anche con Pier Felice, sono delle derivate, dei term loan classici bancari, magari un po' più diciamo ad hoc, magari un po' più esigenti in termini di informative, richiesta informativa, ma rimangono i contratti molto simili, secondo me, ai term loan bancari. Quindi direi resistenza, adottanza, e se proprio non c'è la necessità, perché nessuno te le soldi, secondo me, l'ingerenza non c'è, cioè non si cerchi di fare, non ci sia. Grazie. Allora, siamo un po' fuori tempo, diciamo 5 minuti magari diciamo a ricavarci le cose, c'è qualche domanda, qualche appunto che volete fare anche dal pubblico. Quindi tranquilli. Allora, grazie di essere stati qua questa mattina. Come dicevo, poi mettiamo online il video, quindi le presentazioni se posso, ok? E poi con la tabella anche con le missioni. Grazie.